Per cortesia, disponiamoci al silenzio e all'attenzione, diamo inizio con puntualità al concerto, anche perché per le ore 18:30 dobbiamo liberare la chiesa per la messa. Quindi, grazie. Benvenuti a tutti, siamo veramente contenti che di questo momento di preghiera, poi di canto, poi di stare insieme, possa svolgersi dentro questa nostra chiesa, chiesa di tutti, la chiesa di San Filippo. Dopo essere stata riaperta, deve ritornare davvero ad essere un luogo di ritrovo, un luogo di preghiera anzitutto, ma un luogo dove possiamo anche meditare, ricordare e ricordare una figura di un sacerdote nostro che ha dato così tanto alla nostra terra, penso che sia veramente importante, molto, per tutti. Quindi siete veramente, dobbiamo sentirci tutti non ospiti, ma tutti a casa e viviamo questo momento con gioia, con serenità, con massimo anche silenzio e attenzione, ascolto. L'ascolto è una dimensione oggi più che mai difficile e per comprendere un coro c'è bisogno che uno che sta in ascolto stia zitto, sia in un atteggiamento anche di rispetto, un bel atteggiamento interiore ma anche esteriore. Mi dispiace che mancano delle sedie, ho già detto insomma che c'è questa cosa, potevamo fare in modo di portarle, ma non pensavamo, non ci è stato indicato, però penso che quando si sta a casa ci si accomoda anche, quindi cerchiamo di prendere tutti i posti possibili, ecco ci sta qualche posto ancora libero, facciamo in modo davvero che chi ha più difficoltà possa mettersi seduto e che tutti possiamo godere di questo momento di stare insieme. Grazie e buon avvenimento per tutti. Grazie a Don Gianluca, buonasera a tutti e benvenuti a questo concerto. Concerto in ricordo di Don Fernando. Lo vogliamo ricordare nel modo che a lui piaceva e nel modo che a lui piace e nel modo che lui ci ha insegnato, con il canto. E lo vogliamo ricordare in maniera festosa. Lo abbiamo ricordato stamattina nella messa nella chiesa del Sacro Cuore, che era la chiesa dove lui ha svolto gran parte dell'attività. Lo vogliamo ricordare questa sera in questa chiesa con un concerto, in questa chiesa da poco restituita al culto dei maceratesi, chiesa tanto cara a Don Fernando. Forse scorrono delle immagini o scorreranno fra poco. In questa chiesa, Don Fernando, il 19 dicembre 1987, ha diretto per l'ultima volta un concerto, il concerto di Natale di quell'anno, insieme, dirigendo il coro dei Pueri Cantores e il coro Sivilla. Fu l'ultimo concerto diretto ai due cori insieme, i due cori da lui fondati. Fu l'ultima volta che, ecco, vedete le foto, riconoscete quell'altare dove il coro Sivilla appunto era diretto da Don Fernando, e fu l'ultima occasione in cui diresse il coro Sivilla. Avrebbe diretto poi il giorno di Natale, pochi giorni dopo, i Pueri Cantores nella chiesa del Sacro Cuore al concerto di Natale, avrebbe diretto i Pueri Cantores in un memorabile concerto pochi giorni dopo alla Sala Nervi a Roma, in Vaticano, poi tornato a Macerata fu ricoverato. E quindi questa chiesa è legata ad un ricordo particolarissimo, cara ai maceratesi, cara a Don Fernando, felici di riaverla al culto dei fedeli in maceratesi, felici di poter proprio in questa chiesa ricordare Don Fernando. Lo ricordiamo nella gioia, nella gratitudine per quello che ha fatto e nell'impegno a continuare lungo la via che egli ci ha indicato, ci ha tracciato e ci ha aiutato a percorrere per diversi anni. E ne sono testimoni i quattro cori protagonisti
di questo concerto. Quattro cori legati tutti e quattro a Don Fernando, in modi diversi, per motivi diversi, ma tutti e quattro legati in maniera forte, direi costitutiva, a Don Fernando. Il coro dei Pueri Cantores, fondato da Don Fernando nel 1960, è quello che i Pueri Cantores li chiamava le pupille dei miei occhi. È il coro con il quale ha iniziato e ha intensificato la sua grande opera di educazione, educazione alla fede, educazione alla vita dei giovani attraverso la musica, attraverso il canto corale. La corale cantando costituita nel 1991 da ex pueri, non tanto più pueri per poter far parte del coro originario, ma ancora animati da un desiderio forte di praticare il canto, di condividere il canto, di seguire appunto sulla via tracciata da Don Fernando, iniziata con Don Fernando. E allora hanno fondato un altro coro, e allora anche loro sono figli di Don Fernando, sia come ex pueri, sia come persone impegnate a onorare l'impegno preso con Don Fernando di cantare. Il coro Sibilla è l'altro coro fondato direttamente, personalmente, da Don Fernando nel 1976, quando Don Fernando raccolse attorno a sé alcuni amici, soci del Club Alpino Italiano e diede luogo a quello che allora, 1976, fu il primo coro di ispirazione alpina della nostra regione e uno dei primissimi dell'Italia centrale. Don Fernando ovviamente costituì Coro Sibilla caratterizzandolo con uno stile e un repertorio musicale diverso, proprio perché i suoi interessi e il suo modo di vivere la musica aveva forme diverse, aveva fronti di azione, di impegno diversi. Poi il quarto coro, che è un coro nato nel 1997 di Mogliano e che ha deciso di intitolarsi a Don Fernando Morresi, riconoscendo nella figura di Don Fernando un sacerdote e un musicista che può connotare nel modo migliore la loro attività, la loro importante attività, e hanno voluto chiamarsi appunto Coro Don Fernando Morresi. Il coro dei Pueri Cantores è diretto dal maestro Gianluca Paolucci e, fatemi dire, sono 25 anni che non c'è più Don Fernando, sono 25 anni che il coro dei Pueri è diretto dal maestro Gianluca Paolucci. La corale cantando è una corale di ex pueri, ex solo per l'anagrafe, è diretta dal maestro Gianluca Paolucci. Il coro Sibilla è diretto dal 1996 dal maestro Fabiano Pippa. Il coro Don Fernando Morresi di Mogliano è diretto da un allievo di Don Fernando Morresi, il maestro Licio Cernetti.
Questi quattro cori saranno i protagonisti di questo concerto, ci offriranno saggi brevi del loro repertorio, abbiamo ovviamente poco tempo e quindi potremo fare solo appena una carrellata, un repertorio variegato, come appunto variegati erano gli interessi musicali di Don Fernando e variegati erano i modi e i generi musicali attraverso cui Don Fernando ha realizzato la sua grande azione di maestro e di educatore attraverso la musica, azione rivolta ai più giovani, ai più piccoli e anche ai meno giovani. Diamo inizio a questo concerto con l'esibizione del coro Sibilla, coro appunto fondato da Don Fernando. Il primo canto che il coro Sibilla eseguirà sono ovviamente canti legati in qualche modo a Don Fernando e scelti per il significato che hanno anche per la nostra storia. Il primo canto che eseguirà il coro Sibilla è l'ultimo che Don Fernando ci insegnò ed è un canto poco conosciuto, a noi piacque molto, ci piacque subito, ma lo capimmo dopo, perché è un canto la cui scelta da parte di Don Fernando, la cui proposta è emblematica del modo in cui sceglieva i canti. Ovviamente il repertorio del coro Sibilla è molto diverso da quello dei Pueri, è un repertorio di canti popolari e di montagna, ma canti popolari e di montagna scelti da Don Fernando non come così trasmettitori di tradizioni, di folklore, ma come canti genuini, sorgivi, portatori di valori e di valori forti, importanti e universali. Ebbene, vi racconto la genesi di questa proposta perché è emblematica. Era il 1987. Al di là dell'Adriatico, non tanto lontano da qui, si sviluppavano quei fermenti tremendi di nazionalismo che avrebbero portato di lì a poco alla deflagrazione della Jugoslavia, ai genocidi, all'assedio di Sarajevo, al massacro di Srebrenica, a quelle guerre fratricide che poi hanno segnato per diversi anni, tra agli inizi degli anni 90, quella popolazione martoriata. Noi seguivamo distrattamente quei fermenti dai giornali. Don Fernando scelse questo canto, è un canto popolare slavo, è in lingua slava, è un canto tenerissimo, una nenia struggente, è il saluto di una innamorata al suo ragazzo che parte soldato e si chiede se mai più tornerà. È nella lingua di quel popolo martoriato ed è un canto che esprime un bisogno disperato di pace e di amore. Nozoi, Pao Nozoi, dirige il maestro Fabiano Pippa. Thank you.
Il prossimo canto è di Bebi De Marzi, grande compositore, poeta, grande amico di Don Fernando, amico dei nostri cori. Ed è un canto legato ad un ricordo particolarissimo. Bebi De Marzi, nel corso di un concerto che tenne con i suoi Crodaioli, dedicò questo canto a Don Fernando e glielo dedicò con queste parole: anche noi vogliamo tanto bene a Don Fernando e abbiamo capito quanto è grande il suo cuore d'amore, di musica e di fede. Vogliamo cantare per lui questa storia, che è una storia di fede vissuta semplicemente, per dirgli: vogliamo che tu canti tanto e sempre con noi, per insegnarci soprattutto come si ama. Di Bebi De Marzi, Improvviso. Cambiamo completamente registro. Il prossimo canto e ultimo che esegue il coro Sibilla, poi alla fine dell'esibizione di tutti i cori ci sarà un canto eseguito da tutti insieme, quindi ritorneranno i nostri amici, ma questo è l'ultimo canto esibito dal coro Sibilla. È un canto composto da Don Fernando, che rivela un aspetto di Don Fernando forse poco conosciuto e forse persino insospettato. Don Fernando sapeva usare la musica per attingere le vette alte della fede e sapeva anche usarla per interpretare i vissuti più popolari, più comuni. Questo canto è un'istantanea di un momento
di storia locale maceratese, un canto tutto maceratese che dice anche la profonda maceratesità di Don Fernando. È un'istantanea di storia locale, dicevo, di un momento particolare, il momento in cui a Macerata, maggio 1886, arriva una cosa nuovissima, stranissima, mai vista, un animale di metallo grosso, enorme, che sbuffava venendo su da Piediripa, passando per il ponte di Vallevona. 22 maggio 1886, l'apertura del tratto ferroviario di Macerata. Su quella storia un corista del coro Sibilla, Gianni Crucianelli, ha scritto un testo e Don Fernando lo musicò, ce lo ricordiamo proprio con quanta partecipazione musicò questo testo, e adesso lo ascolteremo. Rivela la sua capacità appunto di interpretare i vissuti popolari, lo stupore, l'incredulità quasi dei popolani maceratesi che vedevano arrivare questa cosa che sbuffava, e la sua capacità di saper interpretare i sentimenti più veri, la sua capacità e il suo amore per la nostra città, la nostra storia e i suoi momenti migliori. Di Crucianelli e Morresi, L'Utrenu. Coro Sibilla, maestro Fabiano Pippa.
E adesso passiamo al secondo coro in ordine di esecuzione, il coro Don Fernando Morresi di Mogliano. Prima di presentare i canti, io vorrei invitare Paola qui al microfono. Prego Paola, a te la parola. Con queste poche parole vogliamo testimoniare con immensa gioia e semplicità la realizzazione di un sogno ed il mantenere fede a una promessa fatta. Tutto ha inizio con l'incontro tra l'allora giovane studente di musica Licio Cernetti, ora nostro direttore, e una persona speciale, Don Fernando Morresi, suo maestro. Don Fernando, uomo mite, generoso, responsabile, appassionato di musica, tanto da insegnarla con prorompente slancio, fa sì che gruppi di persone eterogenee si unissero in nome della musica e diventassero amici, scopo non ultimo a cui Don Fernando tendeva in ogni suo fare. In lui l'essere sacerdote, amico e musicista erano una cosa sola. Durante questi anni Licio studia e si forma anche nel canto corale, facendo propria l'etica di Don Fernando, cioè di considerare la musica unica spinta all'incontro con l'uomo e i suoi valori. Gli promette che si sarebbe sempre prodigato per continuare a divulgare il canto corale e la musica sacra in nome della loro reciproca passione. Rimanendo fedele al modo di intendere la musica di Don Fernando, Licio, nell'occasione dell'ordinazione sacerdotale di un nostro compaesano, è chiamato a dirigere un insieme di persone ritrovatesi ad allietare con affetto la cerimonia dell'amico consacrato. Era il 1997. Cominciano le prove ed anche le difficoltà, ma lui non molla, fedele come sempre alla parola data. Arriva il grande evento che si rivela un successo per quel coro improvvisato. Da lì l'idea di non far finire quell'esperienza. Licio invita coloro che hanno voglia di continuare a cantare ed inizia il suo repertorio di musica sacra. Dopo alcune prove si concretizza l'intenzione di diventare un coro a tutti gli effetti. Ma un coro che si rispetti deve avere un nome, la cui scelta è stata semplice, dato che già dai primi incontri Licio non fa che raccontare del suo maestro Don Fernando, che se n'era prematuramente andato, ma che continuava a vivere con la sua musica. Accogliendo il suggerimento di un corista, il neonato coro è stato chiamato Don Fernando Morresi. La promessa è stata mantenuta e il sogno realizzato. In questi 16 anni abbiamo portato la musica sacra là dove ci è stato chiesto, cercando sempre di lasciare un bel ricordo nell'arricchire le celebrazioni o per allietare il cuore di chi ci ha ascoltato, a Loreto, Assisi, Colle Valenza e nei nostri bellissimi paesi limitrofi. Tanti coristi si sono avvicendati, molti ci sono ancora a cantare con sempre nuovo entusiasmo, ognuno dando il proprio contributo, e questa sera siamo qui per ricordare il vostro, ma anche un po' nostro, Don Fernando, come semplici e fedeli servitori dell'arte, perché è ciò che siamo chiamati a fare con la musica. Cogliamo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di questo concerto in onore di Don Fernando, per averci invitato a partecipare a questo solenne ricordo. Grazie Paola. Il maestro Licio Cernetti. Diamo inizio allora alla esibizione del coro Don Fernando Morresi di Mogliano. Il primo brano è tratto dal Requiem di Mozart, Lacrimosa. Thank you.
prossimo canto è legato ad una santa per la quale Don Fernando aveva una venerazione particolarissima, la santa protettrice dei musicisti e dei cantanti, Santa Cecilia. È l'antifona della festa di Santa Cecilia. Mentre gli organi suonavano, Cecilia cantava al Signore dicendo: «Rimanga immacolato il mio cuore, perché io non sia confusa». Di Franz Liszt, Cantantibus Organis. Thank you.
prossimo canto, l'ultimo che ci propone il coro Don Fernando Morresi di Mogliano, è un coro famosissimo, il più famoso forse, che ci proviene dalla lirica. Ed è un coro di Giuseppe Verdi, siamo nell'anno verdiano. C'è un legame di Don Fernando con la lirica. Don Fernando preparò per parecchi anni gruppi di pueri cantores alla partecipazione attiva alla stagione lirica dello Sferisterio, gruppi di piccoli cantori che tutt'oggi ancora, il maestro Paolucci continua quella tradizione, gruppi di piccoli cantori che sacrificano l'estate e la fanno sacrificare anche alle loro famiglie per far parte dello staff corale dell'Arena Sferisterio durante la stagione lirica. E allora opportuno questo coro nell'anno verdiano nell'occasione appunto in cui ricordiamo anche questo fra i tanti impegni musicali di Don Fernando. Da Nabucco di Giuseppe Verdi, Va pensiero. Thank you.
coro Don Fernando Morresi di Mogliano, direttore maestro Licio Cernetti. Riascolteremo poi il coro Don Fernando Morresi alla fine nel canto che i quattro cori eseguiranno insieme. Intanto il piacere di fare qualche saluto particolare, ringraziando tutti voi per essere presenti in questa serata dai tanti e profondi significati. Un pensiero particolare ai tanti coristi, tanti ex coristi che stanno qui insieme a noi, alcuni perché ci stanno davvero fisicamente, altri perché ci stanno col cuore, altri perché insieme a Don Fernando ci guardano da lassù. Li pensiamo e li abbiamo tutti nel cuore. E poi un saluto, cito poche persone, ma dovrei citarne tante. Un saluto particolare, grazie per essere qui con noi, a Monsignor Pio Pesaresi, per la sua presenza. Un saluto e un grazie per la sua presenza al presidente dell'Anbima, Nicola Fabbroni. Un saluto ad un amico che rappresenta con quello che è e con quello che fa anche lui l'eredità lasciata da Don Fernando. Rubo una riga della storia di un coro nato nelle Marche, a Montalto Marche, un coro nella cui storia hanno voluto scrivere così. Ci riunimmo la prima sera per mettere su un coro e per mettere su qualche canto. Non sapevamo da dove cominciare. E allora sfogliammo il canzoniere di Don Fernando Morresi, il maestro Patrizio Paci. È vero? È vero. E poi c'è una persona a cui adesso do la parola per un breve saluto, una persona particolare. Don Fernando ci ha lasciato 25 anni fa, non aveva ancora compiuto 54 anni. Ebbene, qui con noi questa sera abbiamo il piacere di avere un ex professore che ha fatto scuola a Don Fernando. Vorrei chiamarlo qui per un breve saluto, Don Lorenzo Ferroni. Ringrazio per questo invito che mi hanno fatto di parlare di Don Fernando. Potrei parlarne per ore, perché io sono stato suo insegnante nel seminario, quando lui era in formazione e si preparava al sacerdozio. Ero vicerettore e anche insegnante. Quindi lo ricordo come un seminarista modello, veramente. Uno che guardava il sacerdozio come una cosa molto seria, e quindi si comportava anche lui con tanta serietà. Ma poi avevo anch'io scoperto la sua passione per la musica, tanto vero che i primi passi nello studio del pianoforte fu proprio io, vero, a farli insieme con lui. E fu io che dissi poi al vescovo di allora e al rettore del seminario: Don Fernando deve andare al conservatorio, perché sarà un bravo musicista che farà onore non solo alla musica, ma anche alla religione. Fui ascoltato, difatti poi ricordo ancora quando lui, dopo che aveva frequentato il conservatorio musicale,
mi mandò proprio un telegramma, dovrei conservarlo perché io sono un conservatore di tanta carta, il quale appunto mi diceva: esame riuscito molto bene. Ecco, io fui contento perché ero veramente non solo uno che l'aveva aiutato nella sua formazione seminaristica, ma perché poi diventai anche un sacerdote amico e per alcuni anni anche egli mi pregò di rappresentarlo presso il comune di Macerata, una cosa che lui non poteva fare perché era insegnante di musica nelle scuole pubbliche. Io lo feci molto volentieri, fino alla sua morte praticamente. Quindi ora io lo ricordo sempre, Don Fernando, nella preghiera, e penso proprio che anche lui ricorderà noi, poi tutti i suoi collaboratori, tutti quelli che hanno fatto parte dei Pueri Cantores, e certamente egli potrà essere presso il Signore un protettore, un patrono molto efficace. Grazie Don Lorenzo Ferroni, e adesso siamo alla seconda parte del nostro concerto, una parte che avrà per protagonisti il coro dei Pueri Cantores e la corale Cantando, che eseguiranno alcuni canti insieme e altri in cui articoleranno distintamente il loro intervento. Direttore dei Pueri Cantores e della corale Cantando, il maestro Gianluca Paolucci. A loro. Buonasera a tutti e bentrovati anche da parte dei Pueri Cantores e della Corale Cantando. Ringraziamo il Coro Sibilla per l'invito a partecipare e salutiamo naturalmente anche gli amici del Coro di Mogliano. Con questi cori condividiamo appunto quest'oggi il ricordo di Don Fernando a 25 anni dalla sua scomparsa. Il nostro intervento, che come appunto è stato detto ci vedrà uniti in parte sotto la direzione del maestro Paolucci ed in parte con interventi separati dei due cori. Il repertorio che vi proponiamo questa sera è prevalentemente di ispirazione mariana. Sappiamo che non si può ricordare Don Fernando senza ricordare la sua speciale devozione verso Maria, alla quale peraltro ha affidato l'amatissima associazione dei Pueri Cantores, come viene recitato nel testamento spirituale. Abbiamo iniziato il nostro intervento cantando insieme un brano scritto da Don Fernando, Signor Noi Sinca, su testo popolare friulano, con il discanto arricchito dal discanto composto da Gianluca Paolucci. Signore, noi siamo qui,
tu conosci i bisogni che abbiamo in questo mondo e nell'altro. Proseguiamo con un brano che fa parte del Libre Vermeil de Montserrat, una raccolta risalente al XIV secolo di canti mariani, custodita appunto nel celebre monastero omonimo vicino Barcellona, centro spirituale tutt'oggi per tutta la terra catalana. Nel testo il popolo cristiano saluta Maria come nostra regina dei poli, in estatica ammirazione del miracolo della sua verginità prima, durante e dopo il parto. L'esecuzione si basa sull'alternarsi delle voci maschili con quelle femminili, fino al suggestivo canone conclusivo. Polorum Regina, di un ignoto del XIV secolo. Rimaniamo in aria catalana con un brano ignoto del XVI secolo. Nelle strofe viene annunciata la nascita di Gesù, mentre nel ritornello si festeggia il lieto evento con una danza gioiosa che cresce sempre di più nel finale. E la Don Don Berges Maria, di ignoto del XVI secolo. La Don Don Berges Maria.
Il brano che segue è tratto dal ciclo di quattro preghiere di San Francesco, musicate da François Poulenc. La corale cantando esegue la prima preghiera di questo ciclo, nella quale il santo di Assisi si rivolge a Maria, Maria Vergine, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene. La preghiera si chiude con una invocazione alle sante virtù, affinché per grazia ed illuminazione dello Spirito Santo vengano infuse nei cuori dei fedeli. Prima preghiera di San Francesco d'Assisi di François Poulenc. Proseguiamo con uno dei brani che da più tempo fanno parte del repertorio dei Puri Cantores di tutto il mondo e quindi anche del nostro coro, in particolare perché, nonostante sia un brano natalizio, è stato cantato nel giorno del funerale di Don Fernando. Regina Cieli, di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Thank you.
La nostalgia per qualcuno che non c'è più è il tema del brano che segue. Vogliamo dunque dedicare questo brano ai ricordi che ciascuno di noi custodisce di Don Fernando, affinché siano testimonianza per tutti coloro che non l'hanno mai conosciuto, nella speranza e nella certezza che Don Fernando canta insieme a noi e che lo incontreremo di nuovo. It's so hard to say goodbye to yesterday. Con il prossimo brano, noi Puri Cantores e Corale Cantando, concludiamo il nostro intervento. Volevamo approfittare di questo momento per dirvi e salutare in particolar modo il nostro presidente, che è fuori dall'Italia per motivi di studio, ma che grazie agli aggiornatissimi e all'avanguardia mezzi di comunicazione di questa chiesa ci sta seguendo in diretta streaming.
brano in cui la dolcezza della musica tradizionale irlandese riveste il testo di una preghiera, che più che altro rappresenta un augurio e una benedizione. Possa la strada alzarsi così da baciarti, possa il vento spingerti sempre avanti, possano i raggi del sole scaldare sempre il tuo viso e la pioggia scivolarti dolcemente sulle spalle. E fino a che non ci rincontreremo, possa Dio accudirti nel palmo della sua mano. An Irish blessing, tradizionale irlandese. Vediamo fra poco Don Fernando con Papa Giovanni Paolo II, credo che sia, no, hanno fatto vedere me, va bene. Siamo alla conclusione di questo concerto. Consentitemi prima del canto finale che coronerà appunto degnamente questo nostro incontro. Consentitemi alcuni ringraziamenti. Intanto grazie a tutti voi che avete partecipato. Molti di voi sono stati in piedi, ma credo che l'hanno fatto volentieri.
ci siamo raccolti con i quattro cori nelle quattro cappelle in questo grande abbraccio che anche simbolicamente, scenograficamente, credo sia stato davvero bellissimo e particolarmente significativo. Ecco Don Fernando con Papa Giovanni Paolo II. E un ringraziamento particolarissimo a chi ci ha consentito di fare questo concerto là dove desideravamo fortemente di svolgerlo, e cioè in questa chiesa di San Filippo, in particolare il rettore della chiesa, Don Gianluca Merlini, e la comunità dei Figli del Sacro Cuore, che non solo ci hanno dato ospitalità in questa chiesa, ci hanno dato accoglienza, collaborazione piena, ci hanno messo a disposizione le tecnologie, quelle che richiamava Pierpaolo, che hanno consentito anche ai nostri amici lontani di essere partecipi di questo concerto, quelle che ci hanno consentito, nello snodarsi dei canti, di rivedere momenti della vita e dell'attività corale di Don Fernando. Grazie davvero a Don Gianluca, alla comunità dei Figli del Sacro Cuore, grazie a questa chiesa che per fortuna è stata appunto restituita al culto dei maceratesi. Grazie, glielo diciamo col cuore, glielo diciamo con la preghiera. Io mi permetto di aggiungere una cosa: è una chiesa da poco restaurata e che sta rilanciando la sua attività al centro della vita dei fedeli maceratesi, uscendo ciascuno di noi spontaneamente, liberamente, può lasciare un contributo come segno anche concreto di gratitudine per l'ospitalità che sarà data a questo concerto e come segno anche di sostegno all'attività che questa chiesa ha iniziato a svolgere a beneficio di tutti i fedeli e di tutta la città. Quindi un piccolo contributo all'uscita per le opere di questa chiesa. Grazie di nuovo a tutti. Consentitemi un applauso a tutti e quattro i cori e ai maestri. E ai maestri. E ai maestri, dicevo, perché è stato detto, ma lo voglio ripetere, è un miracolo che ha fatto Don Fernando, che dopo 25 anni ci ritroviamo qui a cantare, quattro cori diversamente ispirati da lui e tante persone che da lui hanno imparato l'importanza, il valore, la pratica, la condivisione del canto. È un miracolo che fa Don Fernando, ma è un miracolo che fanno anche i coristi, che tutti i giorni si impegnano nel tenere in piedi questa attività, e più di tutti i coristi i maestri che sacrificano la loro vita. Grazie a tutti loro. E siamo all'ultimo canto, quale può essere, con un tempismo direi eccezionale, perché dobbiamo lasciar libera per le 18:30 per la celebrazione liturgica, quale può essere l'ultimo canto se non un canto a Maria, una salve regina, un canto, lo diceva prima Michele, la venerazione che Don Fernando aveva per la Madonna e per Maria. E la Michele richiamava un passo del testamento spirituale di Don Fernando. Con i potenti mezzi sono andato a riprendermelo e adesso credo che sia bello rileggercelo insieme, proprio per il senso che Don Fernando dava al rapporto tra la protezione di Maria e l'attività corale. Dice così nel testamento spirituale: a te, o Maria Santissima, Madre di Misericordia, che hai guidato passo passo il mio sacerdozio, affido l'amatissima associazione dei Pueri Cantores. Possano questi fanciulli, attraverso la voce pura del cuore, essere il fermento nella massa dei giovani, e possano con il canto portare speranza, fiducia, gioia, unione vera.
Grazie a tutti. Salve Regina.